Oggi prepariamo i maccheroni fatti a mano. Facciamo 1 chilo di farina che basta per 10 persone. Cominciamo con la farina di semola di grano duro rimacinata. Io metto 3 uova, si possono mettere anche 2 uova in 1 chilo di farina. Noi li facciamo un po' più sostanziosi. Non tantissimo sale perché poi viene. Mettiamo un pochino di acqua, poi dipende quanto ne prende la farina, si aggiunge. L'impasto deve venire abbastanza duro. Io metto anche un pochino di olio, poco poco. Adesso cominciamo a impastare. Una decina di minuti, finché l'impasto diventa bello consistente, diciamo. Secondo me ci vuole un altro pochino di acqua. La aggiungiamo poco poco alla volta. Calcolo che ce ne vorrà almeno neanche mezzo litro in un chilo di farina di acqua. Certo, devono poter lavorare poi. Ecco, io penso che come quantità di acqua ci dovremmo essere. Metto un goccino di olio tavolo per raffinare l'impasto. Si deve lavorare l'impasto perché altrimenti viene troppo, come vi posso dire, no? In dialetto diciamo un cutugnato. Si deve lavorare. Ho anche la planetaria, però preferisco proprio l'impasto fatto con le mani, in modo che non viene passato in ulteriori macchinari come la farina che non è più quella di una volta quando si faceva il grano, si macinava col mulino ad acqua. Poi giustamente si deve scanare. Significa scanare, lavorare, ecco. Noi qualche parola in siciliano ve la diciamo pure, anche se non so da dove ci seguite. Siamo pronti, lo copriamo perché con questo caldo si indurisce. Ne tagliamo un pezzettino. Questi sono i maccheroni senza buco. Qualche altra volta poi vi faccio vedere lo stesso impasto e i maccheroni fatti col buco. Vedete, non si appiccicano i maccheroni. Li cuciniamo, abbiamo preparato un buon ragù. Si può fare anche la carne di maiale a pezzettini, si possono fare alla norma con le melanzane. Non si devono fare con le punte delle dita, si devono fare con le mani, così come per venire tutti belli precisi. Vi volevo dire che questi maccheroni li potete preparare anche il giorno prima, si attaccano l'uno con l'altro perché l'impasto è venuto giusto. Io ovviamente ho imparato da mia mamma, non è che li sapevo fare, perché come ho detto prima, qua da noi pure mia nonna facevamo sempre maccheroni. Per la cottura si devono assaggiare, ma di sicuro, essendo che sono fatti freschi, devono cuocere minimo minimo un quarto d'ora, 20 minuti. Se invece sono fatti del giorno prima, devono cuocere quasi una mezz'oretta. Buona giornata e buon pranzo a tutti!